Ciao, salve a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, quest'oggi vorrei parlarvi di un film molto 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 bello, secondo me, ma anche secondo le critiche, quindi penso che sia obiettivamente proprio un bel film, che si chiama Edward Mani di Forbici, che non è Edward Cullen, per favore. Edward Mani di Forbici. È un film diretto da Tim Burton. E vanta quindi la prima, penso, o comunque una delle prime di una lunga serie collaborazione fra Johnny Depp e Tim Burton. Ma che cazzo sto a dire? Il film parla di un eccentrico anziano che vive in un castello in cima a una montagna ed è praticamente un inventore. Un giorno decide di sfruttare le sue macchine per costruire un uomo a tutti gli effetti, un uomo, diciamo un robot, non proprio un robot, però un uomo metallico, ecco, diciamola così, che però avesse tutte le caratteristiche di un uomo. Il problema è che lui, nel frattempo che lo costruiva, gli ha insegnato i buoni costumi, le buone maniere, gli leggeva le storie, eccetera. Il problema è che poi lui muore senza completare la sua opera, quindi Edward rimane senza mani e al posto delle mani ha un paio di forbici molto affilate e taglienti. Edward viene scoperto da Peggy, che è una signora che vive nel quartiere, diciamo, sotto la montagna, dove era situato il castello di Edward, e lei è una venditrice di cosmetici, quindi decide di andare in questo castello per vedere, chi vi abitava e se poteva intanto rifilare qualche cosmetico qua e là. Cioè, ma io dico, sai che è un castello praticamente disabitato? Vabbè. Comunque lei va lì e dopo essersi spaventato ovviamente a vedere alla vista di Edward con queste forbici lunghe e affilate al posto delle mani, decide di portarlo a casa. Gli dà una sistematina alla faccia, lo cura perché comunque lui non può toccarsi perché non appena si tocca si graffia e si taglia. Quindi lo cura un po'. Siccome lui ha molti graffi appunto sulla faccia, sulle braccia, eccetera, e viene a conoscenza, Edward viene a conoscenza della sua famiglia, quindi di suo marito e del figlioletto più piccolo. Loro cercano di essere i più gentili possibili, anche se comunque non è facile avere a che fare con una persona di questo tipo, anche se comunque se Edward è molto, molto riservato, non è uno spavaldo ed è molto educato. Comunque, rientra poi dal campeggio la figlia maggiore di Peggy, Kim, che appunto viene a conoscenza di questo ragazzo e all'inizio anche lei ne è molto spaventata. Il ragazzo di Kim, cioè, vabbè, potevano scegliere un altro nome, comunque, il ragazzo di Jim, decide di fargli un bello scherzo, ovvero lui gli racconta una palla e gli dice, guarda, ci sono dei ladri che hanno rubato determinate cose in casa mia e noi dobbiamo andarcele a riprendere. Mentre invece non è vero, sarebbe praticamente un furto nella stessa casa di Jim. E hanno bisogno dell'aiuto di Edward perché lui ovviamente con le forbici riesce ad aprire le serrature senza scassarle. Quindi ovviamente vengono sgamati. E lui viene preso dalla polizia, viene interrogato, gli vengono fatte delle domande e si arriva alla conclusione che lui non è in grado di capire ciò che è buono e ciò che è sbagliato, mentre invece non è affatto così. Lui pensava di aiutare Jim e quindi di diventare parte della compagnia, parte del gruppo, poveraccio, proprio lui alla fine è ingenuo, non l'ha mai vissuto con delle persone stronze.
Capisci? Prima di questo episodio lui era ben voluto dagli abitanti del quartiere. Infatti era molto bravo come giardiniere, infatti lo chiamavano tutti nelle loro case a tagliare la siepe tipo a forma di qualche animale strano, eccetera. E poi diventa anche un bravo parrucchiere, sia per i cani sia per le donne. Infatti c'è una vecchia schifosa che praticamente ci prova alla stragrande con lui. Cioè, per lei, perché lui è un gran figo, anche tutto tagliuzzato. Comunque, lei invece c'è veramente una minchia di ninfomane, non lo so, cioè, vabbè. Comunque, alla fine, quindi dopo questo episodio viene visto male ovviamente da tutta la comunità. Anche perché lui cerca anche poi di salvare il figlio più piccolo di Peggy da un incidente, se non mi ricordo più, e involontariamente gli fa male e quindi questo aumenta ancora di più il disprezzo nei confronti di Edward. E quindi lui alla fine cosa fa? Decide di tornare nel suo castello, quindi di vivere da solo come sempre. Qua siamo arrivati praticamente alla fine del film, eh? Questa non è la fine, nel senso che lui non è che ritorna nel castello e basta, succede qualcos'altro che però a questo punto io devo dire che se volete guardarlo, spegnete qua il video. Se invece ve lo volete guardare lo stesso, non volete guardarlo, non me ne fotte un cazzo, però volete sentire la fine, non spegnete questo, non chiudete questa pagina. Quindi questo penso che dica spoiler, giusto? Quindi adesso faccio spoiler da questo momento. Questo momento. Allora, quindi lui torna nel suo castello, dove viene inseguito da Jim, il moroso di Kim, che intanto ha capito, secondo me, che la furbastra comincia a provare un certo affetto per Edward, e si scontrano. Si scontrano e alla fine lui muore, ci credo, cioè ha delle lame al posto delle mani, cioè, beh, pensare che puoi vincere contro uno così? No. Comunque, quando lui muore, succede che lei capisce i veri sentimenti che prova per lui, gli dice che lo ama, eccetera, eccetera, lo bacia, mortacci suo, lo bacia e boom. Lei però capisce nello stesso tempo di doverlo lasciare in pace, di non potergli dire dai, vieni con me in città, eccetera. No, lui deve rimanere lì. Da solo come è sempre stato, perché lui nella civiltà non può vivere, non può vivere in mezzo alla gente. Quindi gli dice addio, fa credere a tutti che Edward e Jim si siano scontrati e che questo incontro sia stato fatale per entrambi, e quindi torna alla sua vita normale ed Edward torna alla sua vita in solitudine. Questo film è molto molto bello. Anche se non avete ascoltato quest'ultima parte di spoiler, io vi consiglio di guardarlo, anche se vi ho raccontato tanto, perché è molto bello e è un film che io ogni volta che lo ripropongono in TV lo guardo sempre, è una specie di Jumanji, no? Io quando ogni volta che vedo Jumanji in TV lo vedo sempre, l'avrò visto tipo 40 volte, ma a me non stufa mai quel film. E questo anche uguale a Jumanji, sempre la stessa cosa, Johnny Depp è proprio un bravo attore, la regia di Tim Burton è molto bella e quindi io ve lo consiglio, anche perché è un film un po' con una trama un po' strana. Questo personaggio di Edward è un personaggio molto molto strano, molto innovativo, diciamo, soprattutto per quegli anni. Adesso se ne vedono di ogni, però all'epoca era un personaggio molto innovativo e boh, niente.
Guardatelo, ditemi se vi piace. Alla prossima. Ciao!